Ciao a tutti ragazzi, oggi parliamo dello stylo o stilo 255 jointed, quindi snodato, di casa Jackfin. È una delle esche di recente introduzione nel mercato e analizziamo insieme quelli che sono i dettagli, le caratteristiche costruttive e le funzioni principali di questa esca artificiale. Nella seconda parte di questo video vi giro anche quelle che sono le mie considerazioni in merito all'utilizzo diretto in pesca. Questo video fa parte del nostro format Lure Maniac, dedicato agli appassionati, anche un po' ai malati, delle esche artificiali. Vi ricordo inoltre che sullo shop Amazon sono disponibili le guide, i manuali dedicati alla pesca spinning in mare, ma ci sono anche delle guide dedicate al kayak fishing, alla pesca in acqua dolce, e ci sono anche delle guide dedicate alle esche artificiali. Quindi date un'occhiata al link che vi giro in descrizione, che vi porta direttamente allo shop Amazon. L'acquisto di queste guide, di questi manuali, è l'unico modo per supportare il canale e anche questo progetto. Ora ci guardiamo la sigla e poi partiamo. Oggi parliamo dello stylo 255 jointed di casa Jackfin. Andiamo! Come al solito ci facciamo aiutare da alcune slide, alcune JPEG che ho fatto per facilitare la comprensione dell'argomento di cui trattiamo oggi. Partiamo con la scheda di riepilogo, ci sarà un breve intro, poi facciamo la scheda tecnica, passiamo inoltre alle caratteristiche, ai dettagli principali di questa esca artificiale. Nella parte intermedia di questo video parliamo anche dei tipi di recupero ideali da adottare con questa esca artificiale, e nella parte conclusiva parliamo dei pro e dei contro in merito all'utilizzo e all'acquisto anche di questa esca artificiale, e poi parliamo delle conclusioni con delle esperienze dirette che ho fatto in pesca. Vi giro quelle che sono anche le mie impressioni in merito all'utilizzo. Partiamo con le specifiche, le caratteristiche principali di questa esca artificiale. Il nome, stilo o stylo, jointed, quindi snodato, 255, che sta per i millimetri. Il brand è Jackfin, una casa di produzione, una casa di progettazione italiana. Tipologia needle jointed. Il needle è una delle esche di superficie, fa parte della categoria top water, quindi svolge la sua attività di nuoto nei pressi della superficie. Il needle è molto spesso accomunato a tutte quelle esche che vanno a simulare un'esca longilinea, molto simile a quella che potrebbe essere un'aguglia. Lo stylo jointed è realizzato in 6 colorazioni, o almeno per questo inizio di produzione. Ha un peso di 33 grammi, è dotato di 3 ami tripli, quindi 3 ancorette. L'azione è affondante, sinking, ovvero se noi lanciamo l'esca artificiale tende ad affondare. Tuttavia possiamo utilizzarlo anche e soprattutto negli strati più superficiali. Nel momento in cui lanciamo l'esca artificiale, alziamo la canna, iniziamo il recupero e vediamo che quest'esca lavora sia nei pressi della superficie, ma anche nei primi tratti subsuperficiali. Si tratta di un'esca dove non è presente un rattling interno, quindi è un'esca silent, ha un bilanciamento interno a pesi fissi. Questa esca è dotata di armatura passante ed ha una profondità di nuoto che, diciamo, è relativa anche alla fascia di utilizzo che noi vogliamo decidere. Quindi possiamo farla lavorare più in superficie, sulla mezz'acqua o negli strati più profondi. Leggiamo insieme ora cosa ci dice la casa Jackfin. Stylo jointed 255 è un artificiale a 3 sezioni che imita alla perfezione il nuoto di un'aguglia. L'aguglia è la preda più comune per i barracuda, i pesci serra, le lecciami, le spigole e tutte le specie pelagiche, come ad esempio le lambughe, le letterate o le ricciole.
L'innovativo paddle tail produce un nudo estremamente naturale, rendendo l'artificiale ancora più realistico come una vera guglia. Paddle tail è la coda che è stata disegnata, progettata specificamente per questa esca, e a differenza delle esche classiche come i Minnow, dove la paletta la troviamo in testa, in questa artificiale è stato inserito una sorta di palettina, una bavetta all'interno dell'ultima sezione, quindi nella coda. Le ancorette hanno il nuovo sistema Lock System che assicura la corretta posizione lungo il corpo durante il lancio ed il recupero, rilasciandole solo quando il pesce morde, quindi attacca l'esca artificiale. Lock System può essere modificato dal pescatore con comune pinze da pesca per regolare la tensione se necessaria. Stylo Jointed 255 è utilizzabile sia da terra che dalla barca ed è anche ottimo per la traina. La combinazione tra il suo peso e il perfetto bilanciamento garantiscono lanci lunghi, e gli speciali snodi V-Joints evitano che l'artificiale si annodi su se stesso. Essendo sinking, può essere utilizzato a diverse profondità, dalla superficie a strati più profondi. È equipaggiato con robuste ancorette da saltwater, quindi ideali per il mare, e un'armatura passante che lo rendono adatto a resistere a combattimenti con i grandi predatori. Parliamo adesso delle caratteristiche di questa esca artificiale anche in relazione alle mie esperienze in pesca. È un'esca secondo me ideale per il mare calmo o poco mosso. Per quanto riguarda le condizioni meteo, vanno bene un po' tutte, l'importante è che non ci sia un vento teso o un vento moderato, perché la particolarità delle esche jointed, quindi delle esche multisezione, è quella di soffrire il vento e quindi si perdono tanti metri sul lancio. Tuttavia, visto che è un'esca che può essere utilizzata anche a traina dalla barca o da natante, diciamo che è un'esca che si adatta un po' a tutte le condizioni, a meno che non si debba lanciare nelle condizioni di vento contrario. Per quanto riguarda la pesca da riva, è un'esca che si adatta a diversi spot. Possiamo utilizzarla all'interno dei porti, nelle foci, dalla spiaggia, quindi è un'esca che si adatta anche alle diverse tipologie e alle diverse batimetriche sui vari fondali. Possiamo utilizzarla più in superficie se noi peschiamo su fondali bassi, ma allo stesso modo possiamo farla scendere qualche metro più verso gli strati profondi della colonna d'acqua per andare a intercettare i pesci che si trovano sulla mezz'acqua sfruttando le sue doti sinking, quindi affondanti. Come ci dice anche la casa produttrice, è un'esca ideale soprattutto per pesci pelagici come ad esempio il serra, il barracuda, le lecciamia, la spigola, l'ambuca. Diciamo che sono tutte le prede tipiche del sottocosta del Mediterraneo e non solo. Quando dobbiamo utilizzare questa esca artificiale? Nei momenti di alta attività predatoria o nei momenti di bassa? Diciamo che questo dipende anche un po' dalle caratteristiche, dalle esperienze dello spot e del pescatore. Infatti, in tante occasioni, come ripeto sempre, dipende anche dal tipo di recupero che noi facciamo. Possiamo utilizzarlo su predatori in spiccata attività, magari aumentando la velocità di recupero. In questo caso vedremo che la parte della codina di questa esca artificiale tende a nuotare e a dare quella movenza realistica che tanto attrae i pesci e li stimola all'attacco istintivo predatorio. Allo stesso modo possiamo utilizzare questa esca nei momenti di bassa attività, magari agendo sulla velocità di recupero, quindi diminuendo la velocità di recupero, oppure inserendo delle gercate, delle twitchate, rendendo l'artificiale maggiormente realistico e facendolo avvertire dai pesci che magari non si trovano in spiccata attività predatoria. Per quanto riguarda l'attrezzatura con cui noi possiamo utilizzare questa esca artificiale, è un'esca
che nella sua lunghezza e per il suo peso necessita di un'attrezzatura di media potenza, quindi una canna che riesce a lanciare esche fino a 30 grammi. Come trecciato io utilizzo uno 0,16, ma va bene anche uno 0,18. Queste sono un po' le misure minime per utilizzare questa esca artificiale, dedicata anche a predatori di buona mole, quindi predatori importanti. Quindi è molto importante utilizzare magari dei mulinelli capienti per riuscire ad avere quel margine di errore anche in caso di catture di grossa mole come le lecce amia, che prendono tanti metri sulle loro partenze dopo le abboccate. Come terminale io non scenderei al di sotto dello 0,40 in fluorocarbon. Parliamo del lancio. Una delle caratteristiche da tenere maggiormente in considerazione per le esche artificiali jointed, quindi snodate, è il lancio, che è un po' la croce delizia di tutte le esche artificiali. Secondo i miei test, le mie prove in pesca, è un'esca che soffre tantissimo il vento contrario, tuttavia per come è realizzata, per come è stata disegnata, in media rispetto ad esche di simile tipologia, è un'esca artificiale che fa tanti metri. In merito alle mie prove in pesca, diciamo che ha superato quelli che erano un po' i miei pregiudizi nell'utilizzo delle esche artificiali snodate. Per quanto riguarda la pesistica, il bilanciamento interno di questa esca è dotato di pesi fissi ben distribuiti nelle tre parti. Ce ne accorgiamo, ecco, prendendo in mano questa esca artificiale, e soprattutto nella parte della testa troviamo un buon peso che ci aiuta soprattutto per la distanza di lancio raggiunta. Una delle cose più interessanti di questa esca artificiale è sicuramente il nuoto, perché deve andare a simulare le movenze che un'aguglia ha durante le sue fasi di nuoto, e quindi ce ne accorgiamo sia con i recuperi più veloci, ma soprattutto con i recuperi più lenti, magari a canna alta. In questo caso vediamo che la parte finale dell'esca snodata, la terza parte, quella della coda, grazie anche alla palettina ben disegnata, ben posizionata, ha un nuoto molto realistico che simula perfettamente le movenze di un'aguglia. Ce ne accorgiamo soprattutto quando facciamo dei recuperi a canna alta, anche dalle piccole vibrazioni che comunque vengono avvertite dal pescatore tramite la canna. Una delle caratteristiche più interessanti di questa esca artificiale è la paletta posizionata in coda. Sappiamo bene che in tante esche artificiali la paletta si trova nella testa, quindi nella parte anteriore dell'esca artificiale, e già l'inserimento della paletta limita quella che è la distanza di lancio raggiunta. Per cui un ulteriore azzardo in questa esca artificiale, che è jointed, quindi già il fatto di essere in più pezzi fa perdere metri sul lancio, inserire anche la paletta e inserirla nella coda, si trattava, diciamo, di un grande azzardo, un ulteriore gap da superare per riuscire a raggiungere una distanza di lancio. Tuttavia, per le mie prove, per i miei test in pesca, soprattutto in assenza di vento, posso dire che dal punto di vista progettuale, dal punto di vista costruttivo, si tratta davvero davvero di un buon dimensionamento e un buon posizionamento della paletta, che non pregiudica la fase di lancio e è indispensabile per la fase di nuoto durante il recupero dell'esca artificiale, perché è capace di trasmettere alla coda la giusta trazione per fargli avere quel nuoto realistico tanto interessante che piace sia ai pescatori e soprattutto ai predatori. Per quanto riguarda le forme, si tratta di un'esca molto realistica, molto somigliante a quella che è l'aguglia vera,
perché a differenza di altre esche realizzate in materiale di legno, per esempio, altre esche di casa Jackfin che sono realizzate con un processo artigianale, questa invece è realizzata con un processo industriale, quindi c'è stata una maggiore attenzione alla cura dei dettagli grazie anche all'utilizzo della realizzazione, della progettazione, del design 3D computerizzato. Parliamo anche delle vibrazioni che vengono avvertite dal pescatore. Queste aumentano man mano che l'esca si avvicina. Quando noi lanciamo l'esca artificiale, sinceramente non si sentono nella canna tante vibrazioni. Le vibrazioni vengono emesse principalmente dalla codina, che ha questo nuoto destra-sinistra molto stretto. Però ecco, nelle prime fasi non si sentono così distintamente come quando le avvertiamo nell'ultima fase di recupero, negli ultimi 10 metri, per esempio, si sentono tante vibrazioni in canna, magari è l'esca artificiale che noi facciamo notare che tende ad andare in superficie e quindi aumentano queste vibrazioni dovute principalmente dal nuoto della codina di questa esca artificiale in tre sezioni. Lo Stylo Jointed 255 di casa Jackfin non è un'esca dotata di rattling interno, quindi è un'esca che noi definiamo silent. Per quanto riguarda le ancorette, sono tre e sono ben distribuite lungo il corpo dell'esca in punti strategici, ben diciamo ideati, ben progettati per riuscire a diciamo essere efficaci verso i predatori che tendono di aggredire l'esca artificiale. Uno è presente nella coda, uno nella parte centrale dell'esca artificiale e l'altro amo triplo è presente nella parte anteriore del corpo, perché ci sono diversi tipi di attacchi che può ricevere il nostro artificiale relativi anche al predatore che noi decideremo di insidiare. In tante occasioni ci sono pesci che mordono in testa, quindi è necessario avere un'ancoretta nei pressi della testa. In altri casi invece ci sono predatori che mordono di coda, nella coda dell'esca artificiale, quindi del loro pesce bersaglio, e quindi era indispensabile inserire un amo triplo, un'ancoretta nei pressi della coda. Un ultimo appunto che vorrei fare è che l'ultima ancoretta, quella di coda, è collegata all'ultimo pezzo dell'esca artificiale tramite due anellini. Questo è un interessante dettaglio costruttivo, progettuale anche di questa esca artificiale, per aumentarne l'efficacia verso i predatori che attaccano di coda. Tutte e tre le ancorette sono di buone dimensioni e di un'ottima qualità per essere efficaci verso anche predatori di buona e grande mole. Parliamo adesso del tipo di recupero. In base a quelle che sono le mie esperienze in pesca, si tratta di due principali tipi di recupero che noi possiamo fare con questa esca artificiale. Il primo recupero è quello lineare, che può essere lento o medio o veloce, quindi dipende anche dalle situazioni di attività predatoria in cui ci troviamo nello spot. Come ho detto prima, con pesci più attivi aumentiamo la velocità di recupero, con pesci in minore attività predatoria, quando non vediamo cacciate, non vediamo inseguimenti, ecco, possiamo anche diminuire la velocità di recupero. Oltre il recupero lineare, per stimolare maggiormente il predatore, possiamo adottare il tipico recupero twitching, che a differenza del recupero jerking si tratta di piccole correzioni, molto spesso con canna alta, dove facciamo lavorare principalmente il cimino dell'esca artificiale. Quindi a differenza del jerk, che si tratta più di un movimento di polso più forte, noi con questa esca artificiale possiamo tranquillamente fare un recupero twitching, quindi meno potente, meno importante, e vediamo che l'esca artificiale, ecco, reagisce con piccole sbandate che in qualche occasione, ecco, stimolano maggiormente il predatore all'attacco. È una diversificazione dal recupero lineare, perché sapete bene che poi i pesci predatori si abituano sempre alle vibrazioni emesse dall'esca, al tipo di recupero, all'artificiale, e quindi in tante occasioni poi non reagiscono più. Quindi
inserendo delle cercate, delle twitchate o degli, dei cambiamenti di velocità durante le fasi di nuoto, noi stimoliamo maggiormente il pesce predatore all'attacco. Oh, il canne! Oh, cazzo! Ritorno di nuovo al Needle Jointed. Faccio gli ultimi lanci con questa esca, approfittando anche del fatto che è calato il vento e posso testare per bene sulla distanza questa esca artificiale. Tutto sommato non si lancia male senza vento, hai visto? Conclusive di questo video analizziamo insieme i pro e i contro di questa esca artificiale, quelli che sono i dettagli che mi sono piaciuti di più e quelli che mi sono piaciuti di meno. Partiamo dai pro. Una delle caratteristiche davvero interessanti e innovative di questa esca artificiale è sicuramente la paletta di coda, che comunque ha un design unico. Attualmente non esiste sul mercato qualcosa del genere, quindi un grande applauso ai progettisti e ai designer di casa Jackfin per aver inserito una cosa che mancava in questo panorama di esche artificiali, che sicuramente tutti i lure maniac e gli amici di Planet Spin apprezzeranno sicuramente. Questa paletta dona al nuoto di questa esca artificiale davvero qualcosa di realistico, qualcosa che convince il pescatore, e di conseguenza il pescatore ci pesca di più, convincerà sicuramente anche i predatori, e i video che già girano in rete e le foto ne danno una grande testimonianza. Le colorazioni non sono tantissime, ma sono quelle giuste per il pescatore. Una cosa che mi è piaciuta inoltre è Look Lock, ovvero quei piccoli gancetti che vanno a bloccare le ancorette, evitando che queste si possano attaccare al corpo dell'esca artificiale, succede spesso nei jointed, e inoltre migliorano anche le doti balistiche di lancio di questa esca artificiale, perché le ancorette, che vanno un po' per fatti loro, vanno comunque a limitare la distanza di lancio, perché prendono del vento e quindi scompongono anche spesso l'esca artificiale durante il lancio. Un altro interessante pro di questa esca artificiale è sicuramente gli snodi a V, perché permettono all'esca artificiale di non andare in rotazione su se stessa durante le fasi di lancio. Infatti ci sono tante esche artificiali jointed, quindi in più pezzi, che si scompongono durante il lancio, e quindi nel momento in cui arrivano in acqua li troviamo attorcigliate su loro stesse, e quindi diciamo falsano quello che è il nuoto, sarà un lancio inutile. Quindi in questo caso, grazie agli snodi a V, l'esca non va in rotazione su se stessa e permettono sia dei lanci lunghi, ma comunque di evitare dei lanci falsati.
Un altro pro importante di questa esca artificiale è sicuramente la verniciatura e la colorazione, soprattutto i colori che vanno a richiamare le livree tipiche del pesce foraggio, in questo caso della guglia, sono molto molto realistiche e ben fatte. Inoltre, anche in seguito all'utilizzo ai morsi dei predatori, oppure agli urti verso gli ostacoli, oppure delle ancorette verso il corpo dell'esca artificiale, è molto difficile che ci siano dei problemi di scalfitura, quindi è un'esca molto resistente con la verniciatura che ha una ottima tenuta se paragonata ovviamente a esche di simile fascia e tipologia. Parliamo adesso anche un po' dei contro di questa esca artificiale. Dal momento della presentazione sul panorama web e dell'inserimento nei vari shop online o dei shop fisici, diciamo che il costo ha fatto storcere un po' il naso a tanti. La troviamo disponibile dai 35 alle 37 euro e passa, quindi è un'esca dal costo importante che per chi inizia magari equivale al costo di una canna o di un mulinello, e quindi ecco, è un'esca dedicata soprattutto a pescatori già addentro tecnicamente, che poi riescono anche a capire, a comprendere quali sono le caratteristiche che portano al costo elevato di questa esca artificiale, realizzata con un processo industriale, quindi non artigianale. Un altro contro di questa esca artificiale, ma che è anche un contro di tutte le esche realizzate in più sezioni delle esche snodate, è soprattutto la distanza di lancio raggiunta. Tuttavia, per le mie esperienze personali, in condizioni di vento laterale o vento frontale, è un'esca che soffre il lancio, quindi è meglio non utilizzarla se dobbiamo fare tanti metri per raggiungere la strike zone. Ma in condizioni di assenza di vento, oppure nell'utilizzo che noi possiamo farne da natante, in traina, dalla barca, è un'esca che comunque ha delle grandi potenzialità, soprattutto rispetto, paragonato ad esche di simile tipologia. È un'esca che ci fa fare tanti metri, è un'esca che mi ha piacevolmente sorpreso in relazione a quello che è la distanza raggiunta dalle sue concorrenti. Cari amici, siamo giunti alla parte conclusiva di questo nostro video, spero vi sia piaciuto, se così fosse lasciate un like. Lascio un saluto a tutti i lure maniac, gli appassionati, anche un po' i malati delle esche artificiali, e vi ricordo che sullo shop Amazon sono presenti le nostre guide e i manuali dedicati alla pesca spinning in mare, ma anche al kayak fishing, alle esche artificiali, al ledging. Vi lascio il link in descrizione. Un eventuale acquisto di queste guide è l'unico modo per supportare il canale e soprattutto questo progetto. Grazie ancora a tutti per la visione di questo video, noi ci vediamo il prossimo come sempre su Planet Spin. Iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Come sempre un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi, alla prossima!